Ciao my beauty lovers, allora questa mattina rifaccio un video che avevo già pubblicato sul gruppo di My Beauty Routine, soltanto che era venuto molto molto male perché era tutto sgranato, non si vedeva quasi niente, quindi adesso lo rifacciamo ed è un video per la pelle mista Anta. Nel cambio di stagione. Allora, sappiamo appunto che un pochettino è vero che la convenzione dell'età è una cosa molto occidentale, però è anche vero che la pelle dopo gli Anta subisce dei grandi cambiamenti e richiede magari delle cure, degli accorgimenti in più. Allora, la pelle mista è un pochettino la pelle che è più difficile da trattare purtroppo, perché cosa fa? Diventa grassa soprattutto nella parte della fronte, del naso e del mento e ha anche dei pori molto più evidenti, mentre magari le altre parti sono proprio secche, ovvero la parte solitamente la parte delle guance. Allora, a me oggi mi vede tutto bello un pochino untino perché mattina io ieri sera ho fatto la sleeping mask, quindi ovviamente mi sveglio tutta bella lucida. Però io adesso faccio un tipo di routine che non va proprio bene per il mio tipo di pelle, perché io ho una pelle normale che magari in inverno diventa più secca, che diciamo degli accorgimenti perché non è che produca tantissimo sebo. E invece, ovviamente, una pelle mista ha una discreta produzione di sebo, però, appunto, come dicevo, ha delle parti che invece potrebbero seccarsi. Allora, dicono che bisognerebbe usare prodotti differenti per le diverse zone della pelle, diventa problematica, capito la cosa? Possiamo anche un pochettino con degli accorgimenti gestirla in questo modo, magari in estate usare la crema idratante, cioè lo stabile idratante solo nelle parti che sappiamo che si seccano di più e gli altri lasciarli semplicemente con il siero. O comunque magari non fare proprio tutti gli step, ma alleggerirne, cioè toglierne alcune o riservarli solo per la sera, per esempio. Allora, e quindi partiamo subito. Adesso è mattina, non sono truccato ovviamente, però io consiglio vivamente la sera di usare per gli occhi, diciamo, e le labbra un bifasico che avete o quei bifasici che trovate sul sito. Io nella fattispecie adesso sto usando questo, l'Olive, il Daily Fresh Olive di Olica Olica. Questo qui a me, io mi trovo bene, molto delicato, si deve agitare prima. È un bifasico che strucca bene, delicato, molto semplice, un po' come tutti quelli di Misha. Io ho notato che non ci sono tantissime differenze tra i vari Lip and Eye Remover. Fanno bene il loro lavoro senza irritare la pelle, quindi è già tanta roba, insomma. Allora, per quanto riguarda la detersione, ho notato che la pelle mista Anta, rispetto magari a una pelle mista di 20-30 anni, comunque di una pelle più giovane, che magari ha anche più impurità, o comunque ha bisogno anche di un tipo di pulizia più profonda. Dopo gli Anta io dico sempre: non esageriamo col togliere troppo, perché comunque il sebo è la nostra naturale protezione della pelle, per mantenerla comunque elastica. Se notate, le pelli molto grasse hanno meno rughe perché comunque hanno già il loro stratino, diciamo, di protezione. Di contro, purtroppo magari hanno i pori più dilatati e le impurità, ovviamente, però non si può avere tutto dalla vita. Allora, quindi io ho notato che per il lavaggio del viso, ad esempio, anch'io sto usando questo tipo di lavaggio, perché poi l'avevo sperimentato per questo tipo di skincare, ho notato che è ottimo anche per la mia pelle, perché adesso stiamo andando verso il caldo, mentre io, ad esempio, in inverno, comunque quando è più freddo, non uso il double cleansing. In questo caso invece lo facciamo. Allora, in questo step, adesso io userò questi due prodotti, ovvero leggo perché il Refreshing Cleansing Gel Oil di Cremor Lab, che va leggermente agitato e ha un profumo che a me piace tantissimo, e questo è il Foam di Wang Qizhou. Questo è nella fattispecie è l'Anti-Aging Pollution, perché ha la Schisandra, che praticamente penso che siano delle bacche dell'albero della magnolia, adesso non mi ricordo bene. Comunque ha degli antiossidanti dentro, è un foam molto molto delicato, cioè comunque la composizione è molto, con tanti estratti vegetali, lo rende un tipo di foam efficace ma molto delicato. E altra cosa, ad esempio, cosa volevo dire? Aspettate,
questa tagliala. E quindi potete benissimo combinare questi due prodotti. Se invece, per esempio, preferite usare dei prodotti 2 in 1, anche quasi 3 in 1, diciamo, possiamo magari alternarli o scegliere un tipo di pulizia, invece del doppio lavaggio usare appunto un prodotto 2 in 1. Per esempio, io vi consiglio questo. Questo onestamente è un po' per tutti i tipi di pelle in estate. È il Back to Days di Dalba Piedmonte. È un balm che contiene l'argilla bianca. Ve lo faccio vedere. No, l'argilla bianca, scusate, l'argilla gialla. Ve lo faccio vedere. Vedete, è molto oleoso. Andrebbe un po' sbattuto. Perché dentro poi c'è anche questa, c'è anche l'argilla gialla, e praticamente poi dopo, prima lo masseggiate, poi passate il vedete, diventa un latte e ha delle piccole particelle, dovete un pochettino sbatterlo dentro perché bisogna un po' miscelarlo, e ha queste particelle che comunque portano, fanno anche una leggera sfogliazione, e secondo me, a parte che ha un odore che è buonissimo, cioè le cose d'Alba hanno questi odori un po' lussuosi che sono annoianta, ci piacciono, dai, diciamocela. E quindi userete anche un prodotto che vi fa anche una leggera sfogliazione, perché l'annosa questione delle sfogliazioni, farò un video specifico su questa, a parte che ci sono già su YouTube, però magari nel cambio di stagione va fatta un po' più specifica. È vero che prima, cioè non proprio quando prendete il sole, no, non si fa più, basta. Un pochettino prima la pelle va preparata, perché comunque l'ha ripulita dalle cellule morte, e quindi io consiglio di fare così, nei mesi invernali usare quella chimica. Nel cambio di stagione potete sì usare quella chimica, ma magari preferite usare delle maschere o degli scrub, oppure comunque adesso poi ve li farò vedere. In ogni caso potreste usare anche dei detergenti che magari hanno anche qualche particella appunto che produce un'esfoliazione, questo, oppure il Super Off Cleansing Oil di Misha, nella fattispecie il Peel Off. Questo è lo stesso, ha un leggerissimo potere esfoliante e purificante dei pori, quindi una pelle che produce molto sebo si trova bene anche con questo tipo di olio, che è un olio molto molto volatile, molto leggero. Allora, partiamo con la nostra detersione. Così, ne metto due. È un punto, come dicevo, un gel oil molto fresco, però non tira. È veramente, ha un odore un po' di rosa, ma non molto leggero, non stucchevole. Insistete bene, ovviamente, dove avete più impurità, e fate un bel massaggio anche, e questo tipo di detersione lo potete fare sia la sera che la mattina, ovviamente. E questo è uno struccante anche, non va sugli occhi, però appunto io solitamente anche i prodotti così appunto che si massaggiano su tutto il viso, che vanno sugli occhi, appunto non amo molto usarli. Acqua. Lo ripeterò sempre. Allora, i prodotti vanno sciacquati molto molto bene. Allora, il foam di Wang Yizhu, guardate, aiuta, è una schiumetta veramente sofficissima, è veramente molto molto piacevole. Guardate, così. Il viso è leggermente inumidito dal lavaggio precedente, ma è asciutto comunque, e anche le mani sono leggermente inumidite, ma anche perché la schiuma è già stata fatta, quindi non avete bisogno di emulsionarlo, no? E anche questo ha un odore, a me piacciono questi tipi di odore molto naturale, un po' da spa, di erboso qua quasi. Usate magari anche le dita, quelle più leggere. Se vedete i video delle orientali, hanno una manualità che io, essendo un po' carpentiere, non ho.
Insistete ovviamente nelle parti dove abbiamo più impurità. Ecco, una cosa che non dico mai è che prima di iniziare qualsiasi skincare bisogna lavarsi molto bene le mani. Poi, inoltre, come si fa a capire se ho eliminato tutto il prodotto? La pelle rimane comunque sempre un po' viscosa se non lo eliminate. E quindi è vero che si perde più tempo, secondo me, a sciacquare bene il prodotto che a fare tutto il movimento, insomma. Però fateci attenzione che secondo me è molta causa di irritazione o comunque di impurità è anche perché si lascia sul viso il prodotto lavante. Il prodotto lavante ci si preoccupa della stratificazione degli altri prodotti, invece il prodotto lavante è quasi più dannoso di tutti gli altri. E tant'è vero che ha sempre la questione annosa, le micellari o le cleansing water vanno sciacquate, ragazze, vanno sciacquate, penso che avete capito, lo dicono tutti, io l'ho detto 100 anni fa, cioè avevo quattro gatti, però penso che qualcuno l'abbia recepito, anche perché anche la pelle mista, che magari invece è capricciosa, che è sensibile, che si arrossa, può usare una cleansing water che è un doppio lavaggio ugualmente, due in uno, cioè, sia la sera che la mattina perché è uno struccante, ad esempio questa di Momisa che è fantastica, che pulisce bene, non irrita, è molto buona. Così, facciamo l'esfoliazione appunto. Per quanto riguarda l'esfoliazione, io dico sempre che in questo periodo, allora, se volete continuare a usare dei prodotti con l'acido salicilico, con gli AHA e via dicendo, sappiate che bisogna fare molta attenzione poi il giorno dopo perché bisogna usare tantissima protezione solare. E io non li farei proprio quando si va al mare tutti i giorni, cioè si spera, ovviamente. Adesso siamo in una condizione molto, molto particolare. Scusatemi, mi lascio un attimo il naso. E siamo in una condizione molto particolare, per cui sapete, è un po' così. Però facciamo finta di essere in una normale estate. Se ci si espone di più, magari fare anche basta con i prodotti che contengono acido salicilico e AHA. Dipende poi sempre, magari in quale quantità. Poi, ovviamente, se scegliete un detergente con l'acido salicilico, che comunque viene risciacquato, purifica e tutto il resto, però poi viene risciacquato e non rimane sulla vostra pelle, già sarà sempre diverso rispetto magari a dei dischetti. Questi dischetti, questi qui di Cosrx, per esempio, ottimo esfoliante, purificano molto bene, fanno molto bene anche per le pelli con tantissime impurità, però magari anche. Insomma, si può anche non esagerare, o magari usare un paio di sere a settimana, magari non in prossimità del weekend, che sappiamo che il weekend ci andiamo ad esporre, stiamo al mare. E sappiate comunque che se io porto via lo strato, un pochettino di strato corneo, le cellule morte alla mia pelle, comunque potrebbe anche macchiarsi, potrebbe irritarsi, potrebbe seccarsi. Quindi fare un pochettino attenzione con l'esfoliazione, cioè gestirla durante tutto l'arco dell'anno. E poi la cosa migliore per mantenere la pelle pulita, ragazzi, è sempre la pulizia del viso dall'estetista. Adesso purtroppo così, addirittura i dermatologi la consigliano una volta al mese, e soprattutto se si ha delle pelli un pochettino più, che buttano fuori un po' di più. E in estate è un po' a discrezione dell'estetista perché dipende da quanto massacra, insomma, perché poi potrebbero lasciare segni e macchie, ovviamente. Noi oggi scegliamo appunto quel tipo di esfoliazione che secondo me, non solo nel cambisoleno, ma più che altro proprio anche d'estate, quando è molto caldo abbiamo voglia di avere la pelle un pochettino più pulita. E io consiglio magari anche più spesso, cioè dovete sentirvelo voi, se vi secca troppo la pelle, anche no, magari. E appunto le maschere wash off. In questo caso vi faccio vedere questa di Elisa Gheveca, che è la Carbonated Bubble Clay Mask, ed è quelle bubble. Questa è giocosa, un po' che sembra da teenager, in realtà è un marchio che usano praticamente da qualsiasi età, si può usare, insomma, non c'è un limite, è solo la confezione che magari è un po' spiritosa.
Oppure magari Snow White, la Milky Pack di Secret Key. Questa è ottima. Io questa, ad esempio, si può fare anche una sera sì, una sera no, magari anche solo sulle parti dove avete più macchie, più discromie, perché non deve stare in posa tantissimo ed è essenzialmente niacinamide e altre cose super chimiche che non si sa, è una delle maschere del demonio queste. Però onestamente sappiamo che la niacinamide, oltre ad avere un'influenza sulla nostra melanina, che non vuol dire che non prendete il sole, ma la regolarizza, quindi cerca di attenuare le discromie e l'iperpigmentazione, e anche sul sebo, quindi regola il sebo, che non vuol dire che vi secca la pelle, ma la regolarizza. È una pelle, sappiamo, mista al sebo, che non è proprio così regolare. Allora, e comunque sono prodotti che possono usare con parsimonia anche le pelli da normali e secche. Ovviamente questa io non la faccio quasi mai, però ad esempio adesso magari col caldo, con il cambio di stagione, non siamo potuti andare dall'estetista, si ha voglia un pochettino di avere la pelle anche un po' più pulita, cercare di sbloccare quei pori, soprattutto nelle zone un pochettino più sporche, e con che producono anche più sebo, anche una pelle normale secca lo fa. Allora, questa si deve tenere in posa, non le fate mai asciugare troppo le maschere. Questa in realtà si sbianca, cioè fa le bolle, poi quando andate a massaggiare si sbianca praticamente. Io la metterò solamente nelle parti più con più impurità, insomma non è proprio impurità, però magari dove ho i pori leggermente più dilatati e un pochettino più di produzione di sebo. Vero è che la potete usare anche su tutto il viso, ovviamente. Se appunto una pelle mista, però ovviamente magari queste parti che si seccano non ne hanno bisogno, non fatelo ovviamente. Come questa, tantissime, tutte le maschere che contengono comunque dell'argilla o della polvere di vulcano, della lava triturata e via dicendo, insomma. Allora, c'è il consueto tempo di posa, perché ovviamente questa maschera deve fare, deve fare un po' di bolle, pizzica, un pochino ma pizzica, perché dentro c'è l'acqua gasata, in poche parole, che attiva, c'è l'ossigeno bolle, non so che cos'è, però che attiva, la fa, vedete, diventa più chiara e si gonfia, in poche parole. Per rimuoverla, adesso vi faccio vedere, cioè oltre al massaggio, e poi dopo potete usare anche cioè oltre l'acqua così massaggiandola, potete usare anche una spugnettina tipo questa, insomma, quella da supermercato. E vi dicevo appunto, in questo step, le step della sfoliazione, usate parsimonia, perché è vero che la pelle mista comunque produce questo sebo così impazzito e anche impurità dopo gli anta, però lo ripeterò sempre, trattate la pelle con molto più cura, preferite avere la pelle un po' più lucida che avvizzita, sempre, cioè è un consiglio proprio spassionato che vi do. Perché da ragazza c'era questa idea che se tu avevi dei brufoli, avevi la pelle sporca, grassa, mista, quello che è, e giù ci davano giù con prodotti assurdi, di case cosmetiche anche famose, che veramente pazzi, e peggioravi la situazione, perché la pelle si irritava, si creavano microcisti, avevi l'aspetto avvizzito, a 27 anni avevi la pelle veramente avvizzita alla fine, cosa che non, magari è meglio una pelle un po' più lucida, però comunque più turgida, più luminosa. Sappiamo che le cose dopo gli anti, cioè la pelle, la cosa che è più orribile purtroppo è lo svuotamento, perché è la perdita di collagene, ragazzi. Collagene non si ripristina in nessun modo se non con un intervento estetico. Il cosmetico mima questo effetto, l'acido ialuronico mima un rimpolpamento che ovviamente, se io tutti i giorni uso una buona crema, una buona idratazione, avrò la mia pelle un pochettino più compatta e più turgida,
ma non mi va a creare una trasformazione, una terapia estetica che può avvenire solamente dal dermatologo, da un medico estetico, ok? Allora, si sta gonfiando adesso per non far troppe ciaccole, e diventa molto più gonfia di così, e poi una volta che lo c'è, cioè proprio quando andate a toccare, schioppetta, fa il bubble. E cosa fate? L'andate a rimassaggiare, bene bene, punti più, quelli più. Cioè, io ho notato che da me il mio dermatologo mi dice sempre, te hai delle impurità. Dove sono per la tua conformazione fisica, perché io ho questo mento un po' strambo e quindi nell'incavo si formano questi brufoli, sono dei sedimenti di sebo piccoli, poi ho i pori talmente piccoli che non si riesce a... Ma è una conformazione genetica, ragazzi, cioè non è che possiamo andare a cambiare la nostra natura, si cambia con l'intervento estetico. Dipende quanto vogliamo tirare in ballo cioè, se io per dire non mi piacerebbe mai farmi iniettare delle cocce, ho paura. O scartavetrarmi la faccia troppo, cioè ho proprio paura. Ci sono pelli che non lo tollerano neanche, perché sono talmente sottili che a me si vedono le venuzze, per esempio. Vedete come ho fatto? L'ho rimassaggiata. E onestamente sulle parti un pochettino che dove sono un po' più arrossate, se avete dei brufoletti un po' pizzica, qualcosa pizzicava leggermente, ma perché comunque va un po' a smuovere i pori. L'andiamo a sciacquare, come vi dicevo, l'acqua deve essere tiepidina perché altrimenti non si scioglie. Oh, bene, vedete un pochettino sono leggermente arrossata perché ovviamente ho sfregato, poi più per fare di fretta, quando faccio i video faccio sempre, uso una manualità che non va neanche benissimo, faccio troppo, un po' troppo di fretta. Ah, lo step che preferisco, non rinunciate mai a un tonico, subito tra l'altro, non fate passare troppo tempo dalla detersione al tonico. Oggi usiamo questo di Cremor Lab perché allora ve lo dico come si chiama? L'Hydra Balancing Toner O2 Couture. Beh, anche loro sono lussosissimi, hanno delle confezioni spettacolari. Questo è un tonico molto molto leggero che una pelle magari molto un po' che tende più proprio più al grasso la userà col dischetto. Io lo uso con le mani così. Ah, la skincare l'ho fatta anche sul collo, ragazzo. Leggevo anche nei commenti del gruppo. Il collo, no, il collo fa sempre parte di noi. Ad esempio, anche le orecchie andrebbero, cioè, sia lavate che ovviamente. Magari un po' di tonico, un po' di crema idratante, non è che fa male. O la crema di protezione solare, soprattutto. Ecco qua, allora contiene un'acqua mineralizzata, quindi che è un complesso molto molto ricco di minerali, questo tonico di Cremor Lab, e anche la discorea japonica, che è una patata dolce orientale, che è un grande lenitivo e anche un antiossidante, quindi è un tonico che a me piace molto perché dà subito idratazione, ma ha una grande leggerezza. Come tra l'altro questo di Dalba, ugualmente potete usarlo, o li alternate se era giorno come vi pare, oppure ve ne faccio vedere comunque un altro, anche questo è molto molto liquido, da dischetto è ottimo perché dà anche una leggera sfoliazione, perché contiene la betaina salicilata, che non è l'acido salicilico, è un'altra cosa, deriva dallo zucchero, è molto molto dolce, bilancia proprio, bilancia dalla formulazione, la rende più meno aggressiva. E me lo leggo perché non mi ricordo bene. Ah, questo sì, aveva anche un po' di glicerina, ha l'estratto di perla, quindi rende la nostra pelle più luminosa e compatta. Un ottimo tonico anche questo, soprattutto per noi che abbiamo più di anta e appunto ci piace avere la pelle anche un pochino più luminosa, più compatta, via dicendo. In realtà tutte, però noi insomma facciamo finta che siamo più.
che ci piace di più. Allora, passiamo alla Essence. E la Essence, io l'altra volta avevo fatto vedere questa di Cosrx, perché non può mancare la bava di lumaca. La bava di lumaca, potete scegliere una crema idratante, potete scegliere un siero, potete scegliere una Essence e farvi anche qualche volta qualche maschera in tessuto. E io la preferisco solitamente nelle Essence e nei sieri, perché a me la crema tira leggermente. Per una pelle invece comunque mista e grassa, anche la crema con la bava di lumaca va benissimo, perché lascia una buona idratazione, una buona elasticità della pelle, ha un effetto levigante, ma ha anche un controllo sul sebo. La bava di lumaca ha tutte queste peculiarità. La ottima Essence di Cosrx, che è la Advanced Snail 96 Mousse Power Essence, famosissima, una delle nostre più vendute, e siccome è mezza finita perché ce la siamo smazzata io e Alessia e ci è piaciuta da matti, appunto per farvi capire quanto è trasversale come tipo di prodotto. Quindi questa volta ve ne faccio vedere un'altra. In altro video avevo fatto vedere quella, comunque è leggermente gelosa, diciamo. Vi faccio vedere invece in questo caso una mista. Non stavo guardando, ecco, potete usare appunto le mista anche in estate, sono molto piacevoli. Poi ve la riponete, portate in borsa anche sul make up, potete ogni tanto spruzzarvela. Questa nella fattispecie è un complesso vitaminico e comunque rende la pelle, è anche niacinamide, quindi no, sempre per la questione di scromie, ma che via dicendo, rende la pelle molto, anche molto luminosa. E no, vi volevo far vedere che fine ha fatto. Allora, l'ho trovato, eccolo. E questo, che io ho la versione piccina perché me l'hanno mandato i fornitori, poi magari con questo cerchiamo di fare anche qualcosa perché ne ho un po'. È la versione mini, guardate com'è carino, del famosissimo Time Revolution The First Treatment Essence. Questa è la versione Pro Ferment E di Misha. È la Essence più famosa in Corea in assoluto, è piena di attivi fermentati, ha questo riso che comunque ha un'influenza anche sul sebo, sulla luminosità della pelle, sui pori, e appunto ha questi probiotici, prebiotici, vi dicendo che rendono la nostra pelle molto più forte, implementano l'elasticità senza andare però ad appesantire, cosa che la pelle mista proprio deve avere come focus, no? Non appesantiamo la pelle, però non togliamo idratazione, sempre per il discorso che ho fatto prima. È una Essence veramente acquosa, questa si può usare anche col dischetto facendo proprio degli impacchi. Ve la faccio vedere, cioè buco che sembra gli shampoo quelli della Garnier, che tre volte li hai finiti praticamente. Vedete com'è? È bellina, bellina, bellina. Perché è acquosa, però percepite sulla pelle la sua viscosità, che non guasta, perché comunque ci dà sempre una sensazione appunto di idratazione. I movimenti che faccio, anche se sembra, non sono molto a casaccio, nel senso che vanno fatti in questo modo, in modo che me ne rimane il meno possibile sulle mani, che poi anche le mani ne hanno bisogno. E la pelle l'assorbe meglio, la dovete far asciugare adesso noi, perché se io sto facendo un video, quindi faccio le cose in maniera più rapida possibile per non tediarvi con la mia presenza. E però andrebbero fatte asciugare anche meglio di così, perché altrimenti un prodotto poi emulsiona con l'altro, c'è il rischio che vi faccia la pacchiarina, che vi rimanga un pochettino appiccicosa e via dicendo. Step del siero, ugualmente il siero per la pelle mista Anta deve avere quei principi attivi anti-age, essere un siero abbastanza leggero, e in alcuni casi potrebbe essere messo su tutto il viso e poi il viso, che cioè le parti più grasse, stop, o stop tutto, perché se vi sentite bene magari mettete la protezione solare, avete fatto.
Oppure appunto magari nelle parti secche poi mettete la crema quella idratante e eventualmente la sera poi fate tutti gli step o saltate il siero, lo usate solo la sera, dovete un pochettino regolarvi. Vero è che come sempre un po' come la Essence, anche il siero è mirato alle nostre problematiche, che in questo caso sono un po' la perdita di elasticità, la perdita del tono, e magari i pori che si dilatano. Ragazzi, i pori si dilatano non perché io ho usato un cosmetico chissà cosa, no, i pori si dilatano perché la pelle perde collagene, perché abbiamo preso il sole come le disperate e perché è l'età che avanza. Quindi anch'io che non avevo pori dilatati comincio a averli qui, un pochettino qui, un pochettino qui, non esageratamente, ma perché? Perché qui si perde il collagene e la grana della pelle, se io la vado a tirare, non ci sono più i pori, perché se vado a rimpolpare, a fare un fillerino, forse non ci sono più, ma non lo farò mai, mai dire mai, insomma, al momento mai. Allora, per quanto riguarda il siero, in questo caso potete usare, se non avete usato la bava di lumaca prima, quella di Cosrx per esempio, come nel mio caso, possiamo usare, questo non l'avevo fatto vedere l'altra volta, un siero per dire la bava di lumaca. Questo qui, il Snail 80 Intensive Repairing Serum di Mizon, che ha una buona percentuale di, alta percentuale di mucilagine di lumaca, di bava di lumaca, oppure, ce ne ho troppi, oppure i peptidi, che sono ugualmente, allora, un attivo che piace molto alla pelle anta, anche se devo essere sincera, il peptide ha una molecola grande, quindi la nostra pelle fa fatica ad assorbirlo. Io non so per quale motivo, ma io mi sono trovata, quando ho usato la prima volta questo sempre un siero di Mizon, l'Original Skin Energy, il Peptide 500 sarebbe. Quando ho usato questo siero mi sono trovata molto bene e ho notato che la mia pelle era molto più levigata. Effetto placebo, onestamente non so che cosa, per quale assurdo motivo, io mi sono trovata molto bene, ve lo rifaccio vedere anche adesso, gli altri poi ve li faccio vedere sulla mano. Vedete, mi piaceva farvelo vedere per farvi capire che anche una pelle comunque che produce sebo può trovare un siero che, vedete com'è, è super acquoso, vedete, cioè scivola via. Adesso lo metto sul viso con questa, proprio una manualità da professionista, non so se avete notato, cioè vedete, è proprio è acquoso. Mettiamolo un po', perché se l'è preso il lavandino praticamente. Andrebbero messi così, guardate, cioè io che me lo caccio dopo in un occhio, c'ho FIFA che viene a cercarmi e non lo faccio. Così. Ecco qua. Un paro di brufoli che qui tempo mi è sempre. Allora vi faccio vedere invece questo di Mizon, che dicevo, di cui parlavo prima, è più, vedete, perché ha un pump, non è una ampulla, appunto vi avevo spiegato, ho fatto già un videino sui sieri e vedete è diverso, insomma, no? Capite che è una consistenza diversa, però anche questo non è appiccicoso e sparisce subito come tipo di siero, è molto asciutto. Quindi va benissimo per il tipo di pelle che... in realtà nel cambio di stagione, regolando la skincare, lo potrei usare anch'io, poi magari carico la crema. E poi ce n'è un altro, sempre con dei peptidi. Il veleno scusate di vipera, il Sinache, il famoso Sinache, no? Noi sappiamo che nella cosmesi, un po' come nella moda, ci sono dei trend, no? Un anno va il porpora, l'altro anno va il blu cobalto, un anno va lo ialuronico, un altro moringa, un altro il Sinache. E il Sinache andava, adesso non se ne parla più, ma effettivamente se è stato studiato, è stato inserito nei cosmetici, forse una peculiarità ce l'ha, ovvero non è il veleno di vipera, è un peptide che mima quello che potrebbe fare un veleno di vipera,
paralizzarci. No, è l'effetto simil botulinico significa che comunque il tessuto viene, si stende e appare meno rugoso, più turgido. Vedete com'è? Anche questo, anche se è un po' più lattiginoso, però è molto 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 sottile come tipo di siero. E ha questi odori un po' da sciura, che comunque a me non dispiace, anche perché non, onestamente non mi rimane sulla faccia la puzzura. Sono molto molto delicati alla fine, sono odori buoni, cioè di buono, insomma, non è più pesante. E vedete, la pelle comunque rimane molto molto lucida. Molto levigata, c'è questa sensazione bella, che una pelle comunque soprattutto dopo gli anni, cioè in realtà dovremmo volerlo tutti, però noi mi è caduta una cosa. Noi non siamo abituate a prenderci cura da ragazze, capito? Cioè io sì, però cioè nel senso che l'ho visto fare in casa, mia mamma si è sempre curata tanto. Però non è, purtroppo cioè arriviamo a una certa età, oddio, ci prende la FIFA e allora dobbiamo rimediare, mettere le toppe ovunque, dopo più fatica. Se uno si comincia prima è meglio, però ovviamente se si comincia più tardi non è che non c'è rimedio, ci si può, la pelle può migliorare, ecco. Comunque allora abbiamo messo il siero, abbiamo fatto le ciaccole per farlo assorbire bene. Io sono lucida anche per... c'è una luce sparata qua alla finestra. Allora, mettiamo il contorno occhi. Io l'altra volta avevo fatto un occhio e un occhio, perché volevo farvi vedere. Il contorno occhi non c'entra niente il tipo di pelle, quindi dovete scegliere quello che più vi piace a voi. C'è chi gli piace quello più geloso, c'è quello che gli piace quello più sottile, più aereo, impalpabile, c'è quello che gli piace quello un pochino più pastoso, che magari un po' va a penetrare anche dentro le rughette. Ve ne faccio vedere due che sono un po' diversi, appunto. Il Misa Chogon Jing High Cream di Misha Lurna, la famosa urnetta, che l'ho fatto vedere tante volte, gira, gira, gira questo, ma perché è infinito, cioè non finisce mai, perché non ne va tantissimo, ragazzi. Io quando ne prendo così è per farvelo vedere, non so se si riesce a capire. In questo il mio bagno è buio, proprio non so se riesce a capire, perché adesso mi sa che è andato via anche il sole. Comunque così, cioè non dovete fare nient'altro che questo, basta, cioè lo lasciate lì, e che dovete spargervelo fino... si può fare un massaggio fino alla tempia, perché le rughettine arrivano fino qua in fondo, quelle di espressione. Così lo lasciate un po' assorbire lì. Poi l'altro è questo di Skin Food, che mi sa che l'altro non l'avevo fatto vedere. Questo di Skin Food, ma è buonissimo secondo me, Royal Honey Essential Eye Cream con la paparea, tutte le cose derivate dell'alveare, che a me piacciono molto, sono un bel booster per la pelle, un bel ricostituente. E ve lo faccio vedere così. Vedete che questo è più liquido, da tubetto, ovviamente è diverso. No, già dove il posto dove lo inscatolano è diverso, però... E questo è più fondente, vedete, rispetto all'altro invece è più pastoso, però va sciolto, non è che vi rimane la pappa sul viso. Quindi dipende a vostra discrezione. E come potete vedere, le occhiaie, cioè se uno ce le ha di suo, e le eredita soprattutto da qualcuno, e quindi non è che poi... faccio tanto, insomma, cioè, cerchi, magari bisognerebbe andare a letto alle 9:30. Va bene, allora, bando alle ciance. E adesso passiamo all'idratante. Ripeto, una pelle che produce più sebo, l'idratante, che è una parte fondamentale perché sigilla la skin care, perché ci dà quella giusta protezione, perché fa un film sul nostro viso e impedisce alla nostra pelle di evaporare. In estate evapora tanto. Però capisco che chi produce più sebo magari cioè non gli dà fastidio.
usatelo come vi ho spiegato prima, cioè non è che dovete, cioè ci sono io che col fucile uso le tante, cioè dovete fare quello che vi sentite di fare, come sono bella, questa cosa. Allora, questa ve l'ho fatta già vedere nel video, quello che è brutto, proprio video cesso si può chiamare, tanto siamo in un bagno. Quello è la Peptide No Sebum Repair Cream d'Alba Piedmont. Però devo dire, la sto usando anch'io, io però uso un siero un pochino più strong, cioè più denso prima, eh. La sto usando anch'io perché mi sta piacendo molto col caldo, perché è veramente leggera e comunque lascia la pelle molto setosa. Poi io ne uso parecchia però, voi ne usate, potete usarne anche solo uno, cioè così, 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 così e magari picci, picci, così per il collo. Ne usate di meno, io ne uso di più, ovviamente, perché anche le quantità, imparate ad usare le quantità, anche i detergenti, non, io adesso faccio la scena, così, la schiuma, però non ne va tanto, perché io ve lo devo far vedere a voi, quindi se faccio così e non si vede niente, cioè voi come fate? È impossibile. Però sapete usarli, a primo vi durano veramente tanto, e poi... Comunque, cioè, forse dipende anche dal fatto che magari se ne uso un quintale, la mia pelle non lo assorbe, non lo vuole, insomma, proprio. O usatelo solo in alcune parti. Il collo, ragazze, va trattato come tutto il resto, cioè andrebbe fatto proprio anche un bel massaggio. Ok. E così la nostra cremina la facciamo assorbire. E nel frattempo che questa si assorbe, così poi vi faccio vedere altre due cose, vi faccio vedere. Allora, l'altra volta vi ho fatto vedere per la sera l'Essie Duo Hibiscus 63 Cream di By Wish Trend. Questa contiene un pochettino di acido salicilico, i poligluto... no, i poliidrossiacidi, porca miseria, il gluconolattone volevo dire, mi fa fino sempre. Che sono degli AHA, passatemi da nuovo, cioè acidi della frutta di nuova generazione, in realtà non deriva dalla frutta, il gluconolattone è un'altra cosa, però servono per dare un tipo di esfoliazione che non è immediata, ma è molto delicata e molto progressiva, quindi leviga la pelle e raffina i pori, dà questa sensazione di regolarizzare anche il sebo senza essere aggressiva. Secondo me, se noi lo usiamo bene di sera, magari anche non tutte le sere, magari alternate questa e la sleeping mask, invece di mettere la sleeping mask sopra la crema, le alternate, così almeno cioè, la sleeping mask non vi appesantisce troppo, la usate da sola e magari non sollecitate troppo la pelle con un tipo di esfoliazione che... Bisognerebbe sperimentarla, ma io l'ho usata diverse volte, dico in inverno a me asciuga troppo la pelle, asciuga parecchio. Adesso l'ho riusata queste sere e mi sono trovata molto molto bene invece, perché è più caldo, comunque la notte si suda anche, cioè l'aria è più calda. E quindi può, proprio i pH sono questo tipo di esfolianti nuovi che vanno molto bene per la pelle senescente. Noi non abbiamo pelli senescenti, però magari lo diventano. Quindi bisogna sempre un po' una correre ai ripari. E io ve lo consiglio di provarlo, perché sono veramente molto molto delicati. Scema oggi, la faccio vedere. Allora, rosetta bellina. La prendo con una paletta che... Forse questa è la sua, forse, no? Così. Guardate che carina, caruccia. Ed è super super leggera. Così. Eccola, leggera, bellina. Eccola qua. Si assorbe molto facilmente. Non guardate che adesso io, uno, cioè, voi considerate che il tipo di idratazione vi deve durare durante tutta la giornata, quindi cioè, appena messo magari la pelle può risultare un po' lucida, però non è unta, comunque non è unta,
Anzi, bella turgidina è quello che la pelle anta dovrebbe ricercare. Poi un'altra crema che non avevo fatto vedere l'altra volta, che però mi. Perché nel marasma di tutta la roba che ho di sopra, nell'archivietto. Questa di la Masseuse Crème de Pion d'Angoul. Questo bel bobbolone da 100 ml, 100 grammi, 100 ml. E anche questa ha la paletta che io prontamente non ho perso, va. Questa ha la Coptis japonica, che è praticamente una radice che va molto bene per la sua azione antiossidante, ma anche lenitiva e disarrossante. Quindi mi sento di consigliarla a quelle pelli miste che producono sì sebo, che però si arrossano anche facilmente, che hanno bisogno di qualcosa che può rinfreschi e via dicendo. Ve la faccio vedere. Perché è carina, che adesso ne ho presa tanta, sulla mano ne metto di meno, ne metto proprio un cicilino. Così. Cioè, questo video sembra che l'ho girato in una catacomba. Proprio paleocristiana. Eccolo, così. È ugualmente morbida, morbidissima. Ma poi sparisce, cioè, vedete, non sa di niente. È ridotto all'osso l'inci proprio. No, però insomma, non è fatta proprio per la Pion Pion d'Angoul, formula per pelli sensibili. Poi, come proprio ultima spiaggia, se con il caldone vi riempite, io ho questa piccina, la Pore Control di famosissima di Frudia. Che è veramente un gelino, così è fatta. Bellina, verde, verde. Vedete cos'è? Cioè, non c'è niente praticamente. In realtà i tannini hanno un grande potere di astringenza. Contiene anche l'urea, che è un buon idratante e non appesantisce la pelle praticamente. La rende abbastanza elastica, quello che appunto stiamo andando a cercare, e questa sì, l'ho messa sopra l'altra, ma veramente è super super asciutta, è la crema preferita dell'Alessia, infatti in estate col caldone top. Bene, allora finiamo la nostra routine della mattina con una crema solare, protezione. Per le pelli che non tollerano veramente niente, c'è la Oh My Sun Protection di Yada. Io adesso uso la Tone Up per farvi vedere che questa qui è leggermente bianchina, va messa come primer, può essere usata anche come pre-trucco, insomma. C'è anche l'altra versione. La Milk qualcos'altro, sempre si chiama Oh My Sun, comunque di Yada, che ugualmente è lattiginosa, è ugualmente molto molto asciutta come tipo di sunscreen, quindi va benissimo, insomma, per le pelli che buttano fuori sebo. Allora, bisognerebbe metterne parecchia e vedrete un effetto bianchino sul mio volto. Tra l'altro non avevo nemmeno fatto. Ah, importantissimo far asciugare bene la crema sotto. Uno, perché così la stendete meglio questa, ma anche perché è più efficace la protezione solare, perché come se altrimenti se si mischia dopo in formulazione, cioè non va benissimo se si mischia appunto con la crema prima, precedente, vero è che potreste usare anche solo questa, se appunto quando col caldone in estate e via dicendo. Andrebbe messa un altro po', io la metto sempre sopra un po' dove ho le mie macchiettine, quelle che, cioè neanche il laser, cioè per farvi capire le macchie cosa sono, dipende da come sono fatte delle volte. Alcune compaiono solamente in estate col sole e poi rivanno via. Altre invece gli hai dato di laser, il dermatologo non può andare in profondità perché vi creerebbe un buco e poi ricompare ovviamente come i nei e via dicendo. Qui io ho una cosa che sembra che c'è un brufolo, in realtà è un neo che non ha più la colorazione, ma gli è rimasto il bitorzolo.
è cresciuto più che gioie, 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 gioie. Bene, ragazze e ragazzi, abbiamo fatto una skincare Anta per il cambio di stagione. Abbiamo usato tutti i prodotti che rendono la nostra pelle bella, elastica, protetta, senza esagerare nelle formulazioni, cioè nelle formulazioni troppo troppo ricche. Considerate sempre che questa lucidità è perché li ho usati adesso e poi abbastanza in maniera un po' troppo serrata, però nell'arco della giornata la pelle poi comunque si assesta, deve affrontare comunque tutta la giornata. E benissimo, se il video appunto vi è piaciuto, fatemelo sapere, se volete video di questo tipo scrivetemelo nei commenti. Vi mando un bacio grande, ciao!